Aspettati e bentornati sul canale. Oggi una nuova tipologia di video. Inauguriamo il video sui prodotti più venduti del mese di gennaio. Voi direte, più venduti in che senso? Allora, chi mi segue da tanto lo sa, chi magari è arrivato nell'ultimo periodo non sa che io ho una piccola bioprofumeria ad Ascoli Piceno e quindi vi avevo proposto già qualche mese fa questo tipo di video, quindi tre prodotti più venduti ogni mese, di mese in mese, all'interno appunto del mio negozio. E poi per una serie di vicissitudini che avete insomma visto nel corso di questi mesi, il video diciamo è saltato, ve l'ho riproposto nell'ultimo Mi Preparo Con Voi, se non sbaglio, e mi avete detto che il video vi interessava e quindi appunto eccolo qui. E quindi vi mostrerò i tre prodotti o le tre categorie diciamo di prodotti più venduti durante il mese di gennaio nel mio negozio. Allora, questa cosa diciamo è influenzata da cosa? Ovviamente i prodotti più venduti sono influenzati dalla stagione, perché ovviamente i burrilabbra ad esempio vanno comunque più nel periodo freddo, in autunno, in inverno, ovviamente i solari vanno più in estate, quindi è influenzato dalla stagione e anche dalle nuove uscite, quindi magari se ci sono novità e cose così. Quindi iniziamo subito. Io non ho ovviamente tutti i prodotti qui da mostrarvi, però comunque dei rappresentanti di queste tre categorie. Allora, al terzo posto, quindi i terzi prodotti più venduti durante il mese di gennaio nel mio negozio sono le maschere monodose bidose di Alchemilla. Ve ne ho già parlato in diversi video perché sono prodotti che utilizzo, o meglio, io utilizzo la maschera viso sebo normalizzante, quindi infatti ho questa da mostrarvi perché è quella che io ho in casa pronta da utilizzare. Sono ovviamente maschere bidose, quindi si possono fare due applicazioni, ovviamente certificate bio, e nel caso di Alchemilla sono testate queste anche per nickel, cromo e cobalto. Il prezzo è sotto i 3 euro, sono 20 ml di prodotto. Questo nello specifico è la maschera viso sebo normalizzante per pelli grasse e reazione sebo regolatrice. Le altre due sono la maschera anti-age e l'altra è una maschera idratante per pelli sensibili, quindi diciamo ho venduto bene o male in ugual modo tutte e tre, forse un pochino più la anti-age, che va tantissimo anche tra le giovani comunque, perché prevenire è la cosa principale per quanto riguarda le rughe, lo dico sempre, lo ripeterò sempre, ma anche perché comunque è una maschera che dà una buona idratazione, quindi se c'è una pelle secca o anche una pelle normale in questo periodo un po' più freddo, come maschera, come maschera rigenerante, è ottima. E poi questa sebo normalizzante, perché è sì adatta per pelli normali, miste e grasse, ma assolutamente non va a seccare la pelle quando la utilizzate. E quindi diciamo queste erano al terzo posto. Al secondo posto invece ci sono gli ombretti Nabla. Ho venduto tantissimi ombretti Nabla questo mese e i più venduti sono stati Absinthe della collezione Gold Dust, la collezione natalizia, e Entropy, che è senza dubbio un evergreen tra i colori più venduti di Nabla. Io non ho tanti ombretti Nabla, ne ho soltanto 3, questo non c'entra niente di neve, ve li faccio vedere. Però appunto da quando ho Nabla, quindi già da un po', ho modo di utilizzarli molto spesso in negozio. Sono ombretti ottimi, hanno buoninci tranne quelli in texture celestial che sono usciti con la Mermaid Collection, quindi con la collezione estiva 2016, e Water Dream. E anche i due matte che sono usciti nella nuova collezione Gold Dust, quindi Radical e non ricordo l'altro, ve lo scrivo qui da qualche parte. E gli altri invece hanno buoninci, parlo ovviamente degli ombretti compatti, non di quelli in crema perché sono siliconici. Allora, io ho questi tre che sono Entropy, che è appunto tra i più venduti nel mese di gennaio, questo che è Tribeca e questo che è Madreperla. Inutile che io ve li swatch in questo momento perché sono famosissimi, li avrete visti miliardi di volte. Madreperla diciamo vado a utilizzarlo più che altro come top coat, Entropy spesso da solo perché lo applico su tutta la palpebra con un pennello da sfumatura, sfumo nella piega sempre lo stesso Entropy ed è come se avessi messo un marroncino appunto da piega.
E tribeca, insomma, lo utilizzo a volte anche nella piega o a tutta palpebra, dipende da come faccio, dal make-up che vado a fare. Sono ottimi, ottima durata, ottima texture, ottima scrivenza. Ecco, alla fine sto swatchando questo Entropy. Il costo è sotto i 7 euro per i refill e appunto questo mese complice anche la collezione che comunque era uscita per Natale, però insomma non tutti possono star dietro le collezioni immediatamente, quindi magari poi vengono a swatcharle con calma e ad acquistarli con calma. Sono al secondo posto dei prodotti più venduti. I più venduti in assoluto sono i lip balm di Puro Bio. Puro Bio è uscito a Natale con 6 nuovi lip balm. Io ho soltanto questo che è l'Everyday, che è quello che sto utilizzando. Si è parlato tantissimo di questi lip balm. Devo dire che lo sto utilizzando da poco perché appunto volevo smaltire prima gli altri. Si è parlato tantissimo di questi lip balm perché c'è chi li ama e chi dice che sono troppo duri. Dunque, è vero, inizialmente sono duri, ma dura, cioè questa cosa. Rimane per un paio di utilizzi, dopodiché si ammorbidiscono molto. Io questo lo porto in borsa, quindi spesso sta anche, diciamo, al freddo, comunque quando aspetto l'autobus, e chi mi segue sa che a volte devo aspettare l'autobus per molto tempo e riesco ad applicarlo tranquillamente. Cioè, vi faccio vedere, questo è il prodotto, è molto 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 burroso. Non è assolutamente duro, anzi, infatti, vedete che appunto perché è così tanto burroso un pochino si disfa. Quindi direi che duro, insomma, proprio no. All'inizio sì, però con un paio di utilizzi, ovviamente utilizzandolo una volta ogni settimana, il burro cacao vi resterà così, ma con un utilizzo quotidiano si ammorbidisce facilmente. Questo è appunto l'Everyday, oddio, Lip Balm, questo qui. E sono appunto usciti 6 prodotti, vi faccio vedere qui, mi si è un pochino piegato in borsa. Quali sono? Questi sono appunto tutti i lip balm disponibili. C'è appunto l'Everyday Lip Balm Color, che è tra i più venduti insieme al Chilled Lip Balm, che contiene menta e peperoncino, quindi dà un effetto plump alle labbra, effetto rimpolpante. Il Kids, che è appunto dedicato ai bambini, l'Ultra Hydrating, molto idratante per labbra particolarmente esigenti, e il Revitalizing, che ha anche un'azione anti-age. Vi illustro velocemente, quindi tra questi comunque più venduti sono l'Everyday Color e il Chilled. L'Everyday appunto idrata senza lucidare, perfetto anche per l'uomo ed è quello che utilizzo io e come vi ho detto fa proprio un effetto barriera sulle labbra, tanto che io lo metto al mattino prima di uscire di casa, in negozio mi capita di mangiare, di bere, torno a casa, a volte dopo pranzo io sento ancora la patina, diciamo, burrosa sopra le labbra, però appunto come proprio dice l'azienda, non va comunque a creare effetto lucido. L'Everyday Color, il naturale colore delle labbra, è molto delicato come colore, però una volta sulle labbra si vede che comunque c'è appunto una piccolissima nota di colore, quindi rende un pochino più evidente il colore delle labbra. Il Kids, appunto per i più piccoli, con aloe, calendula, dalle proprietà idratanti e lenitive e dall'aroma allo zucchero filato. Infatti devo dire che anche i grandi comunque gradendo questo aroma lo comprano, lo ricomprano. Il Chilled appunto con menta e peperoncino per labbra fresche a lungo. L'Ultra Hydrating con burro di karité, olio di oliva e camomilla appunto per labbra particolarmente esigenti, quindi con bisogno di idratazione e appunto con la calendula e la camomilla che è comunque lenitiva. Miglioramento dell'effetto barriera dell'epidermide riducendo la disidratazione. Io non l'ho provato, però se comunque fa effetto barriera come questo qui, l'Everyday, sicuramente fa quello che dice perché vi dico che già questo fa questo effetto barriera molto, cioè si percepisce. Il Revitalizing con olio di argan, ribes nero, vite rossa e acido ialuronico, più camomilla appunto per azione antiossidante sulle labbra e lenitiva ed idratante allo stesso tempo. Quindi questi erano i 3 prodotti, o meglio le 3 categorie di prodotti più venduti nel mese di gennaio nel mio negozio.
Se questo video vi è piaciuto, fatemelo sapere nei commenti e se volete nell'info box trovate anche il link alla pagina Facebook del mio negozio, quindi se volete potete seguirmi anche lì perché ogni giorno pubblico sia le novità, nuovi arrivi da parte delle varie aziende, piccole recensioni o spiegazioni sui vari prodotti e anche le offerte che faccio appunto in negozio. Qualcuno di voi che ringrazio sempre infinitamente acquista direttamente da me, quindi in caso di necessità, se siete lontani, faccio anche spedizioni. Detto questo, vi saluto e ci vediamo presto. Ciao.